Sì, certo, è una grande emozione, è una cosa bellissima. L'ho detto già, ma insomma mi ricorda mio padre che mi raccontava appunto di quando lui era ragazzo che frequentava l'Orientale, aveva questo maestro che si chiamava Tucci che lui ammirava moltissimo, poi sono partiti insieme per il Tibet, quindi è come un po' qualcosa di famiglia che ritorna attraverso le memorie. La letteratura, i libri sono importantissimi perché sono la coscienza di un popolo, la riflessione, la logica, il racconto, la storia che si racconta, sono per un popolo la sua anima, insomma. Poi, certo, c'è, l'intolleranza è un'altra cosa, l'intolleranza nasce dalla paura, c'è tanta gente che ha paura e di fronte alla paura, invece di ragionare, tira fuori i suoi istinti irrazionali e si mette sul chi vive, insomma, vede tutti come nemici, chiude le porte, però sono le reazioni, ormai lo sappiamo, storicamente sbagliate. Lei pensa che in Italia oggi si investa abbastanza in cultura e formazione? No, pochissimo, anzi, ci stanno facendo sempre più tagli, tagli nelle scuole, tagli nelle università, tagli per tutto quello che è iniziative culturali, è grave, infatti secondo me è molto grave perché soprattutto il nostro petrolio è la cultura, è tutta la memoria che abbiamo della pittura, la musica, l'architettura. Se non puntiamo su quello, sulla ricerca, credo che rimarremo sempre più indietro. Studiare vuol dire capire, vuol dire riflettere, vuol dire farsi delle domande. Ecco, questo io consiglierei. E poi di puntare sull'eccellenza, il che viene con la passione, perché ormai in un mondo globalizzato, se non si approfondisce l'eccellenza, si rimane fuori. Quindi bisogna, insomma, pensare che è più difficile farsi avanti, farsi conoscere, farsi una professione, per esempio, approfondire una professione, perché c'è molta più concorrenza. Però una volta che ci si mette dentro, con passione, in qualche modo si riesce.